la Siracusa Sportiva riassapora il gusto di festeggiare. Dopo la promozione della città di Siracusa, che ha portato centinaia di tifosi in piazza Archimede per festeggiare la squadra promossa in Lega Pro, ieri sera nuovo capannello di auto in Corso Gelone e in Ortigia. Questa volta le bandiere erano quelle tricolori della nazionale di Conte. Tutti contenti e soddisfatti per l'affermazione a sorpresa dell'Italia contro il Belgio, una delle squadre accreditate alla vittoria dell'Europeo. La nazionale di Conte, entusiasmato ieri sera, ha sorpreso tutti. Non partiva di certo coi favori del pronostico, ma ha saputo fare valere in campo la forza del gruppo. Una squadra di normali, come è stata denominata dagli esperti e dai tecnici, che ha stupito per organizzazione di gioco e per una tattica superiore. Non sempre vincono i più forti, ma è sicuro che bisogna essere bravi per superare avversari e squadre importanti e quotate come il Belgio. Siracusa ha voglia di essere protagonista anche in questi momenti, ed ecco che alla fine della partita le strade della città si colorano di tricolore e trasudano entusiasmo al suono di clacson e trombette, come testimoniano le immagini girate da Christian Procida. E questo promette di essere soltanto l'inizio.